Virus e violenze, ospedali sotto assedio. Covid, in campagna in calo l'indice di contagio, ma preoccupare è l'alto numero di persone colpite dall'influenza stagionale. Rischio caos in corsia tra il dilagare delle violenze e il boom di ricoveri a Natale. Vandali al plebiscito, polemica a Napoli dopo il corteo contro il decreto anti-rave del governo. La piazza ricoperta di scritte, imbrattate le mura e le colonne di Palazzo Reale e Teatro San Carlo. Per il deputato Francesco Emilio Borrelli è un episodio inaccettabile. Ultimi giorni di regali, corsa allo shopping, al microfono di 8 Channel, le voci di chi è alla ricerca del dono da mettere sotto l'albero. A guidare la classifica, giocattoli e prodotti enogastronomici. Per i commercianti si spenderà di meno, scegliendo soprattutto prodotti utili. Allarme sicurezza, vertice in prefettura, escalation di furti nel mandamento baianese, i cittadini si organizzano per le ronde. Al palazzo di governo di Avellino l'incontro con i sindaci che chiedono più forze dell'ordine e accusano sullo scacco dei ladri da settimane. Luci ed eventi di Natale, tutto esaurito a Salerno, anche in questo fine settimana la città delle luci d'artista fa registrare numeri da record, in tantissimi sulla spiaggia di Santa Teresa per l'arrivo di Babbo Natale dal mare, al via il piano di sicurezza della prefettura, più controlli in centro. Argentina, festa a Napoli, Benevento pari a Modena, botti e caroselli, la gioia per l'Albi Celeste, campione del mondo, l'omaggio a Messi nel nome di Maradona. In Serie B punto d'oro per i giallorossi, al Braia soddisfatto Cannavaro, in Serie C pari Avellino, tonfo Giuliano e Turris. Buonasera, bentrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con la sanità, con l'indice da Covid che cala in Campania, preoccupa il comparto comunque l'alto caso di influenza stagionale che colpisce le persone. Sui camici bianchi pende anche la spada di Damocle dei casi di violenza in corsia. Sanità, la Campania ha le prese con due emergenze. Da un lato la recrudescenza delle violenze, con le aggressioni al personale medico e paramedico. Dall'altro i virus dell'influenza e del Covid che hanno messo KO migliaia di cittadini. E soprattutto l'australiana ad incidere sui dati degli accessi in ospedale, mentre nelle ultime ore è in discesa l'indice di contagio Covid. Sono 1.490 nuovi positivi a fronte di oltre 10.000 test effettuati, con la curva che sfiora il 14%. Stabili gli accessi nei reparti ordinari, in discesa gli ingressi in terapia intensiva. Nel bollettino nessuna vittima nelle ultime 48 ore, ma una avvenuta in precedenza. I sindacati del comparto sanità non nascondono la preoccupazione per quanto avvenuto anche nelle ultime ore. Le aggressioni continue agli operatori sanitari all'interno dei pronto soccorso, nei reparti, negli ambulatori, ormai è un fenomeno inaccettabile. Quindi noi condanniamo senza se e senza ma chi si rende protagonista di questi episodi. Abbiamo chiuso il pronto soccorso, il Loreto Mare, il San Giovanni Bosco. È evidente, 200.000 accessi in meno solo nella città di Napoli determinano degli imbuti e quindi un sovraffollamento rispetto alle uniche postazioni che sono aperte sul territorio. Per il segretario regionale della CISL Sanità è necessario intervenire al più presto, prima che gli ospedali vadano in affanno tra boom di accessi e carenza di personale. Siamo davvero preoccupati, anche perché andiamo in una fase dove la recrudescenza del Covid, insieme ai picchi influenzali che ormai siamo alla vigilia del loro massimo, porteranno dei sovraffollamenti. Adesso la cronaca, ancora sangue sulle strade campane. Nel pomeriggio un motociclista è morto sulla statale 7 bis terra di lavoro nei pressi dello svincolo per Villa Literno. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare, l'impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nell'incidente, secondo la ricostruzione della polstrada, non sarebbero coinvolti altri veicoli. E adesso torniamo a Napoli, piazza del Plebiscito, vandalizzata dopo il decreto anti-rave, scritte su Palazzo Reale ma anche sul San Carlo. Ora devono ripulire, dice il consigliere regionale Borrelli. Vediamo. All'indomani della street parade Smash Repression, organizzata per protestare contro il decreto anti-rave del governo, piazza del Plebiscito si presenta completamente imbrattata da scritte realizzate con vernice spray. Vandalizzate le mura e le colonne di Palazzo Reale e del Teatro San Carlo, tesori oltraggiati, indignazione e rabbia in città. Il problema è che se uno vuole rivendicare un diritto sacrosanto a manifestare, deve rispettare pure il sacrosanto diritto dei cittadini a non vedere imbrattati confetenzie, monumenti e luoghi pubblici. Non esiste rispetto
della democrazia se non si comincia a rispettare la democrazia stessa. E in questo caso, qualora gli autori fossero gli stessi che hanno fatto la manifestazione, si dovrebbero solo vergognare. Mi auguro che gli autori di questo scempio siano identificati, denunciati e che gli organizzatori della street parade prendano le distanze dai vandali, commenta Borrelli. Devono pulire assolutamente, cioè gli organizzatori della... Io spero che le forze dell'ordine, in particolare la Digos, abbia ripreso chi ha fatto queste cose, anche perché hanno fatto delle scritte proprio sul lato monumentale del Palazzo Reale, su altre parti. Spero che siano stati ripresi, siano identificati, siano condannati e che gli organizzatori, qualora fossero persone appartenenti alla manifestazione, prendano non solo le distanze ma contribuiscono a ripulire i monumenti che non vanno imbrattati ma vanno rispettati. Ultimi giorni di regali e corsa allo shopping. A guidare la classifica dei doni più ricercati, i giocattoli ma anche i prodotti dedicati al gusto. A poco meno di una settimana dal Natale è corsa ai regali e se prodotti enogastronomici e giocattoli per i più piccoli guidano la classifica dei doni più gettonati per queste festività, si punta comunque a fare regali utili. Ci riduciamo agli ultimi momenti. Abbigliamento, cose utili. Avete già fatto regali di Natale? Non ancora. No, non ancora. Beh, ne faremo pochi. Non ancora, ci sto pensando. Che cosa regalerà? Penso qualche regalo di materia di elettronica, sciarpe oppure qualche giaccone. Stiamo pensando. Sciarpe, cose, tutte cose, abbigliamenti diciamo. Stiamo andando a prendere qualcosa. No, no, ancora no. Libri, molti libri, oggettini, pensieri. Sì, già fatti. Soprattutto indumenti. Cose utili? Cose utilissime. Ma c'è chi ha deciso di non fare regali. Secondo la Confcommercio si tratta del 27% delle persone. Il caro vita infatti incide anche sugli acquisti natalizi. A confermarlo i commercianti che spiegano regali più piccoli e soprattutto più economici. Niente. Con questa crisi che ci sta, niente. Si sente, vogliono soprattutto cose piccole per accontentare tutti, però con una piccola cosa. Un po' di tutto, piccole cose, oggettini. Secondo lei si risente il caro vita? Eh sì, si risente, sì. Gli piace tutto quello che costa di più, ma poi alla fine comprano quello che costa di meno. Che cosa regalano? Souvenir, soprattutto souvenir, cose piccole perché c'è crisi e quindi piccole cose. Ed è stato e ancora un Natale d'oro per gli incassi, per gli imprenditori a Napoli. Pensate, arrivano le prime stime, si parla di incassi da 200 milioni. Vediamo. Napoli si conferma tra le città preferite per queste festività natalizie. A testimoniarlo i numeri riportati da comune e associazioni di categoria, con ben 200 milioni di euro di incassi in questo scorcio dell'anno. Affari d'oro e prospettive incoraggianti per il tessuto economico della città, sempre più punto di riferimento per i visitatori. Soddisfatti gli operatori del territorio. È davvero un successo per la città Napoli e l'area metropolitana che sta continuando quell'eccezionale ripresa del turismo post-Covid che ha garantito alla filiera del settore ricettivo come il nostro, come anche quello della ristorazione dei servizi, di ottenere ottimi riscontri. Per le associazioni di categoria però sarebbe sbagliato cullarsi sugli allori. Necessario, sottolinea Ingenito, investire sulla qualità dei servizi da offrire a chi fa tappa a Napoli. Va fatto molto di più rispetto all'attuale situazione. Vanno garantiti i servizi, appunto, come la mobilità, il decoro, la sicurezza. È una sfida importante che deve vedere coinvolti sia il pubblico che il privato, utilizzando meglio anche le risorse messe a disposizione. Forse l'unica vera opportunità per strutturare l'appeal turistico e culturale di Napoli, che è sicuramente una meta privilegiata per viaggiatori italiani e stranieri. Noi continueremo probabilmente questa ondata di successo di viaggiatori nel periodo fino a Capodanno e l'Epifania. Torniamo alla cronaca. Paura nel pomeriggio a Salerno per una lite in un'abitazione in via Manganario. Per cause ancora da accertare, un 65enne ha ferito con un temperino il padre di 95 anni. L'anziano ha riportato ferite superficiali e al momento si trova al Ruggi. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. In ospedale è finito anche il figlio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Intanto nel Sannio il grido d'allarme dei medici, la riunione per le celebrazioni dell'ordine fa il punto sulle nuove strategie e necessità della categoria. Vediamo.
decongestionare l'emergenza con una diversa strategia della medicina territoriale e di quella ospedaliera e chiedere al governo più risorse economiche per il Sannio. I medici sanniti disegnano un quadro in chiaroscuro per la sanità nella giornata in cui si sono riuniti per celebrare la professione, in programma al Teatro Comunale di Benevento. La cronicità va gestita sul territorio, i medici di famiglia già fanno una grossa parte, speriamo che con l'attivazione degli ospedali di comunità e con le case di comunità ci sia un ulteriore miglioramento di questa assistenza sul territorio. Soltanto in questo modo, decongestionando gli ospedali delle cronicità, gli ospedali potranno svolgere quella che è la loro reale funzione. Un'azienda di rilievo nazionale deve essere la punta di diamante della sanità nella nostra provincia, ma io sono sicuro che la professionalità dei colleghi e la professionalità della nuova direzione porterà di nuovo l'ospedale ai vecchi splendori. Anche il consigliere regionale Abbate incalza e chiama il governo. Sta andando male perché il governo nazionale neanche ci aiuta, ha stanziato 2 miliardi di cui 1,5 miliardi andrà per pagare le bollette della luce degli ospedali e un altro 0,5 miliardi per le spese farmaceutiche che si sono sostenute durante il Covid. Per la sanità non ci sta niente, io sono seriamente preoccupato e con l'incombere dell'autonomia differenziata io credo che si vada verso un sistema sanitario nazionale che va progressivamente ad essere distrutto a vantaggio di una sanità privata. Veramente siamo preoccupati di tutta la salute per tutti quanti, quindi noi cercheremo di difenderle con la nostra categoria perché tutto questo venga mantenuto, anzi venga implementato. E adesso torniamo a Salerno, dove oggi si è registrato un vero e proprio pienone per Luci d'Artista, ma anche per Babbo Natale che arriva dal mare. Vediamo. Nuovo pienone di visitatori a Salerno per le Luci d'Artista. Anche in questo weekend la città d'Arecchia ha fatto registrare numeri da record e a far da traino hanno contribuito anche gli eventi organizzati nell'ambito della Rassegna Luminosa. Centinaia di famiglie hanno gremito la spiaggia di Santa Teresa per assistere al suggestivo arrivo dal mare di Babbo Natale. Dopo questi anni, diciamo, un po' duri di pandemia e con tante notizie anche un po' tristi, avere un momento di raccoglimento e di festa per tutti credo sia importante. Un momento di festa durante il quale è stato lanciato anche un messaggio di pace. Da Salerno parte un messaggio di pace e speriamo e vogliamo alimentare la volontà della pace. Sono piccoli gesti, lo so che non cambieremo il mondo, ma è qualcosa. Intanto già a partire da questo fine settimana sono stati intensificati i controlli in città. Le forze dell'ordine pattuglieranno anche a piedi le strade della Movida, ma lo sguardo è chiaramente rivolto a tutta la città. L'intenzione è quella di garantire una presenza massima e massiccia di forze dell'ordine in un connubio appunto perfetto con la cittadinanza, questo perché si vuole far godere appunto delle bellezze di questa città veramente a tutti in estrema sicurezza, in assoluta sicurezza. Adesso in Irpinia l'allarme furti nel mandamento baianese, i cittadini si organizzano con le ronde, domani vertice in prefettura, vediamo. Allarme furti nel mandamento baianese, i sindaci convocati domani in prefettura ad Avellino per trovare soluzioni e arginare un'escalation che preoccupa fortemente, circa 30 furti in poco più di 15 giorni. A parlare Simone Rozza, primo cittadino di Quadrelle, uno dei comuni più colpiti. I cittadini si stanno organizzando in ronde e questo decisamente non va bene, serve la protezione dello Stato in quello che per noi rischia di essere un Natale amarissimo. La situazione al momento non è per niente loro buona, siamo effettivamente stati bersagliati in questi giorni e sono una ventina di giorni che praticamente il nostro mandamento è sotto tiro da bande criminali, una vera e propria escalation criminale che sta portando furti in ogni abitazione e in ogni comune del mandamento. La stazione dei carabinieri di Baiano ha incrementato su tutto il territorio. Ci sono molti più uomini che praticamente che prestano servizio, però speriamo di avere ancora qualche aiuto da parte del prefetto perché ormai la situazione è alquanto tesa. Quello che più mi preoccupa sono le ronde che si sono create, ronde di cittadini che praticamente stanno sorvegliando il territorio, ma non tocca a loro sorvegliare, tocca alle forze dell'ordine. No l'autonomia differenziata, sindacati in piazza anche a Benevento, stamane raccolta firme proposta da CGL, UIL, Scuola e Gilda.
In vista della mobilitazione nazionale del 21 dicembre a Roma, sindacati in piazza anche a Benevento per dire no all'autonomia differenziata. Nel capoluogo sannita la raccolta firme promossa da FLP CGL, UIL Scuola e Gilda. Che è un provvedimento iniquo non solo per il mondo della scuola, per la quale ci siamo mobilitati innanzitutto, ma per tutta la società, in quanto come aree della nostra provincia e della nostra regione saremmo sicuramente penalizzati. Si perderebbe proprio l'unicità del processo di apprendimento e insegnamento e gli stessi diritti per gli studenti, futuri cittadini di questo paese. Dalla scuola alla sanità, infatti, diverse le preoccupazioni dei sindacati rispetto alla proposta di legge. L'abbiamo visto durante la pandemia, se non ci fosse stato lo Stato, diciamo, e intervenire con ulteriori risorse, probabilmente insomma, non ce la saremmo cavati tanto bene. Per cui stiamo raccogliendo le firme proprio per proporre di limitare la possibilità per le regioni di regolamentare e quindi gestire la scuola a livello regionale. Di qui la scelta di scendere in piazza per coinvolgere anche i cittadini sanniti. Vogliamo che la scuola sia trattata uguale dovunque. E non possiamo consentire il nord, un sud, un centro, perché la scuola in questo modo vedrà sottrarsi delle risorse e vedrà sottrarsi delle opportunità. Vogliamo una scuola uguale per tutti, perché la scuola è uguale per tutti. E adesso il Babbo Natale in moto ad Avellino, 14esima edizione. Santa Claus, centauri hanno consegnato i doni ai bambini ed è magia con la sfilata degli Indian Bikers. I cuori generosi battono forte, come il rombo di tante moto che sfilano insieme in città per portare doni ai bambini. È stato un successo ieri ad Avellino la 14esima edizione del Babbo Natale in moto, organizzato dagli Indian Bikers MC South Italy. Gli speciali Santa Claus motociclisti si sono ritrovati in Piazza Castello dai Tre Moschettieri per il primo step di raccolta doni. Faccio gli auguri di Buon Natale, di un felice anno nuovo e soprattutto un arrivederci tutti quanti insieme l'anno prossimo. Sotto un'unica bandiera, la solidarietà, by Indian Bikers MC Avellino. Auguri di Buon Natale a tutti e che sia un anno speciale da noi bikers Babbi Natale. Armonia, amore, pace per questo Natale per tutti i bambini da parte di noi bikers. Poi la tappa al Country Sport per un nuovo carico di regali. È un piacere e siamo aperti sempre alle iniziative di beneficenza che fanno del bene. Grazie. Poi arrivo al Gotham Lounge Bar, dove c'erano altri doni raccolti per i bambini della Chiesa della Madonna delle Salette di Rione Parco. Siamo sempre disponibili per fare del bene. Grazie agli Indian Bikers che ci hanno dato la possibilità comunque di dare il nostro sostegno a questa nobile iniziativa. Grazie a tutti voi. Buon Natale. Infine la consegna dei regali ai bambini che hanno accolto i Bikers Santa Claus con canti, gioia e sorrisi. Ringraziamo gli Indian Bikers che hanno pensato alla nostra comunità. Speriamo che questa occasione e questo evento si rinnovi. Chiusura al Blood Brothers, a tempo di rock per augurare a tutti buone feste. Ed è polemica ad Agropoli dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale sulla nuova imposta di soggiorno. Vediamo perché. Cambia la tassa di soggiorno ad Agropoli. Diverse le novità apportate rispetto al precedente regolamento. In primis l'imposta sarà vigente tutto l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Riviste anche le tariffe, con esenzione per i minori fino al compimento del 14esimo anno di età, gli over 70 e diversamente abili in situazioni di gravità o comunque non autosufficienti. L'obiettivo è offrire nuovi servizi, come ha spiegato il primo cittadino Roberto Mutalipassi. Una delle modifiche più importanti riguarda il periodo di vigenza della stessa, che non è più limitata al periodo 1 giugno 30 settembre, così come è stato fino a quest'anno 2022, ma il periodo di vigenza sarà per tutto l'anno, quindi per tutto l'anno solare, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre. In più c'è stato un piccolo ritocco delle tariffe, un aumento di 50 centesimi per quanto riguarda le tariffe applicate fino al 2022. Non mancano però le polemiche tra gli operatori turistici, che hanno espresso una serie di perplessità, soprattutto legate ai servizi da offrire al turista con i proventi dall'imposta di soggiorno. Noi come Vigilento, raccogliendo un po' le istanze di tutti i nostri soci, che solo su Agropoli insomma raccogliamo circa 1000 posti letto, abbiamo pensato, abbiamo avuto la necessità di comunicare che
alcune cose non ci stanno bene. Praticamente passare dei 4 mesi fino al 2022 a tutto l'anno del 2023 riteniamo una scelta alquanto azzardata. Da parte mia è davvero tutto, grazie ad Enrico Coppola in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV.